Signor Vanti. Buongiorno, signor Vanti. Buongiorno. E cosa c'è? Si direbbe che vi spiace rivedervi. No, come può pensarlo? Ma sa, tutta prima, non credevo che fossero già le signore. Le signore? Sì, la signora figlia e la signora nipote della signora Clotilde. Ah già, è vero, oggi è... Già, precisamente. Oggi è il compleanno della signora Clotilde. La festa annuale della nostra casa, signor Vanti. Me ne ero completamente dimenticato, mi spiace. Sì, perché avrei portato un fiore alla signora. Se non è per questo, posso rimediare io, se lei mi permette. Prego. Ecco, a lei. E quando la vedrà... No, Carlo, no, voi dimezzate il vostro mazzo. Ma raddoppio il piacere della signora Clotilde. Non è meglio? Avete ragione, grazie. Grazie a lei, signor Vanti. Oh, e si ricordi, è vero? Non appena lei la vedrà... Pensi, 80 anni, sa? 80 anni... Vuole che vada ad avvisarla o preferisce aspettarla qui? Sì, forse è meglio che l'avvertiate. Desidererei parlarle prima che... Vado subito. Grazie. Ah, ma no, forse non è necessario. Mi scende? Vieni, sì, sì. Ecco, sta per venire, sa? Vengo subito, signora. Che maniera di lasciarmi così in mezzo alla scala e... Tanti auguri, signora. Adesso capisco. Grazie. Che belle. Che profumo, Anna, che profumo. Ah, oggi la giornata comincia proprio bene. Eh sì, perché ho dormito benissimo. Mi sento proprio bene poi con questa giornata così bella. C'è un sole meraviglioso. Proprio ben alzata, signora. Oh, grazie, E tanti auguri. Oh, grazie, grazie. Anche tu hai voluto ricordarti, grazie. C'è anche il signor Vanti. Signor Vanti, lei qui. Signora. Ma anche lei ha voluto ricordarsi. Gli auguri con i fiori. Già, infatti, mi sono ricordato. Già, mi fa piacere. Mi fa tanto piacere. Voi mi mettete... Sì, dia me, signora. Allora lei, signor Vanti, è venuto... per parlarmi di cose urgenti. Eh sì, signora. Ma in una giornata come questa, proprio così bella, lei vuole... Mi spiace, signora, ma... Vuol dire che le mie figliuole non sono ancora arrivate e allora la giornata non è cominciata per me. Che ore? Le 10 passate, signora. Sì. Allora, non verranno che verso le 11. Le 11, sì. Dunque, allora, va al cancello e avvisami quando... Va bene, signora. E tu, signora, va a svegliare la signorina, quella dormigliona, e dille che faccia presto a vestirsi e che venga giù, che l'aspetto. E portami anche i merletti. I merletti antichi, signora. Naturale. E poi le gioie, i gioielli, voglio farmi bella. Bene, signora, oggi. Sì, fa presto. Prego, sta comodo. Grazie, signora, grazie. Allora, lei... Signora mia, più niente da fare per la villa. Più nessuna ipoteca possibile. Cosa vuole? Si è cominciato con le ipoteche quando suo marito... Non me lo ripeta perché tanto me l'ha già detto altre volte. Cosa vuole? Sì. Ma i terreni? Mm. Non ne rimangono più dei terreni? Sì. Si potrebbe vendere quell'ultimo pezzo di vigneto, sa? Ricorda, avrei una proposta. Anzi, io volevo parlarla appunto per questo. Beh, oddio, non è una grande cosa, sa? Immagino. 500.000, forse 600.000. Cinque o sei mesi di vita. Già, di questa vita, Ma... Ah, no, non si può cambiare, non si può cambiarla assolutamente. Ma come è sempre decisa a mantenere il segreto? Sempre, e me lo domanda, diamine. No, guardi, io invece volevo consigliarle di dire tutto a tua figlia. E poiché oggi è qui... Ma come può dirmi questo lei? Ma come, sono 10 anni che io mi affatico, mi sforzo in ogni modo per nascondere a mia figlia la verità e agli altri. Lei adesso vorrebbe che io... No, mio marito, poveretto, È stato tanti anni,
non la riconosco più proprio, perché si ricorda, mio marito per 10 anni mi ha nascosto la sua rovina. Sì, ma vede... Allora perché? Per lasciarmi godere con lui una gioia continua, per farmi pensare alla vita, come forse non era giusto, ma era così bello che ancora adesso mi consola, appunto per le sue menzogne. E poi del resto è quello che lei ha fatto con la sua bambina, si ricorda, me l'ha detto lei stessa, non è vero? Sì. Quante menzogne anche lei ha dovuto avere per quella bambina, appunto per nasconderle che tra lei e sua moglie, e dunque allora... va bene, signora mia, cercherò. Come lui ha fatto con me, io cerco di farlo appunto con mia figlia, con i miei nipoti, per dare loro questa gioia che lui mi ha lasciato con le sue menzogne, proprio vedrò di ricavare il massimo, signore. Magari qualche cosa più di 600.000, Se si può, appunto. Ma mi raccomando, non dica nulla, sa? Non dica nulla, soprattutto la bambina. Non voglio, perché oggi li voglio tutti felici. E va bene, signora, prometto. Grazie, cos'è? Mi fa la corte. Signora mia, lei è rimasta così giovane di cuore. Di cuore? Auguri. Grazie, cara. Dammi un bacio subito qui. E fino? Sì, anche lei. E poi nonna? No, lo sai che non voglio che tu mi chiami così. Non mi piace. Te l'ho già detto. E per non fare confusione, ora che viene anche la nonna, dovrei chiamarti bisnonna. No. E chiama lei nonnina, è naturale, lei è più giovane di me, essendo mia figlia, naturale. Lei la chiamerai nonnina e mi chiamerai nonna. L'altra volta non ci sono riuscita, è sempre troppo seria la nonna. Ma perché? Per essere chiamate nonnine bisogna ridere forse sempre, Andiamo, allora lei nonnina e me nonna. Sì, nonna. E saluta il signor Banti, ma... Che maniera. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Ma oggi sono così allegra che non capisco più niente. Pensi, tra poco sarà qui la mamma. E con la mamma, il papà, lo zio, la nonna. No, la nonnina. E insieme alla nonnina faremo festa alla... No, non... Oh, no! Che pasticcio! No, il pasticcio è nella tua testa. Del resto, come nei tuoi cassetti. No, per i cassetti non è vero. Come non è vero? Non è più vero. Ah? I cassetti li ho già vuotati. Ah, perché li hai vuotati? Ho preparato le valigie. E questa è l'unica cosa che mi rattristi, Asha, che partirò col babbo e con la mamma. Dopo tanti giorni passati qui con te. Dopo tanti giorni sereni, allegri, in questa bella casa, tranquilla, in quel giardino tutto fiorito. Allora, i merletti, vediamo se saprai essere una buona cameriera. Prima i merletti, vero? Prima i merletti, si capisce? Voglio farmi bella. Ma no, ma questo è un polsio. Oh, lo vedi che non te ne intendi della moda dei miei tempi. Lo vedi che sbagli, lo vedi come sei. No, non è per questo. Tutto in fretta. Sono tanto allegra che non capisco niente. Lo vedo. Ecco così, brava. Ecco. Adesso, qui, ecco, così, ecco, sì, brava, e adesso la spilla e le perle, dammi lo specchio, voglio... L'anello qui tra brillanti. Brillanti. Quello con i rubini. Quello con i rubini. La collana di perle. E la spilla a mezzaluna. E la spilla a mezzaluna, ecco qua. Ed ora uno specchio? È uno specchio subito, perché voglio vedermi se sono bella abbastanza, appunto, ecco. Com'è bella, come sta bene in mezzo al pizzo? Sì, non c'è sei male. Sei la più bella, la più elegante, la più cara nonna del mondo. Approvo e condivido. Ma signora, sembra una regina. Approvo e condivido anche questa volta. Si specchia sempre. E quando mi specchio io mi grida, smettila civettona. Ma è naturale, perché quei visetti come il tuo appare sempre anche un diavoletto. Che paura. Invece, con i visi come il mio, non c'è ormai che un angelo col dito sulle labbra. Che... No, niente. Ho scherzato. Alla mia età si può anche scherzare con gli angeli. Signora, ho visto una macchina. Ah, sì,
allora... Arrivano. Eccoli, eccoli. Eccoli, ma subito, così mi lascia. Vieni, allora. Sono un po' emozionata, le assicuro. Coraggio, coraggio, signora Clotilde. Coraggio, coraggio anche quando si è contenti. Già, ci vuole coraggio anche per questo. Nonna! Cara, come stai bene, nonna? Sì, rende meglio. Ringiovanisci, sai? Naturale, naturale. Non ci sono con voi gli uomini? Sai, mio fratello Marco ha appena toccato il lago, ha lasciato la macchina, dice che verrà a piedi. Sai, Marco vorrebbe sempre viaggiare a piedi. Sì, lo so, anche da bambino faceva così. Ma è tuo marito? Vieni. Mio marito. Allora, entriamo in casa, sediamoci allora. Carlo, già preparato. Già fatto. Benissimo, bravo, bravo. Io dicevo appunto, siedi, tuo marito... Tuo marito verrà, spero, più cattivo tardi. Cattivo papà. Verrà, spero, più tardi. Forse non potrà venire, anzi, certamente non potrà venire. Davvero? Cattivissimo. È in un periodo difficile, mamma. Da alcuni mesi ha iniziato un'attività nuova. No. Ricordi quello che ti scrivi? No, lo sapete bene che qui non bisogna parlare né di quello che è stato, né di quello che è, né di quello che sarà. No. Qui ci si siede solamente così, ci si guarda bene e poi si prende l'aperitivo. Lo so, mamma, non l'avevo dimenticato. Nemmeno io, nonna. Dicevo così tanto per scusarlo. Sì, anche per farti gli auguri da parte di Guido. Ma come sta bene la nostra nonna, vero? È una gioia guardarla. Sì, sempre quel suo bel viso, chiaro, con gli occhi che sembra che accarezzino, cara. Siete voi, cara, che siete tutto per... Carlo è il custode delle tradizioni. Grazie, ma io sai non ne bevo. Pochino, mamma. Grazie. Ecco. Anche allora, tu, piccolina? Un poco. Pochino poco, però, Poco, tieni. Poco. Ecco, così. E a me. Auguri, nonna. Tanti. Voi altri, caro. Io. Lo prendo. Che brava. E allora, adesso bisogna andare, Ma posso guardarvi bene. Ah, così tranquille, felici. E questo mi fa felice proprio. Felice. Ma Terry. Grazie, signora Coltino. Scusi, sai. Prego. Vuole accomodarsi qui e bere in onore di questa dinastia di donne. Perché ho 80 anni, 57 mia figlia e... No, ti prego, non si dice, è la piccola... 18 anni? No, che 18, i 18 non l'hai ancora compiuti, 17. Ma non manca che un mese, mamma. No, tesoro mio. Anche un mese conta, sai, per me. Per me conta anche un giorno. Sì, e per me un'ora. Grazie, signor Banzi. Sì, signora. Sai, quella faccenda di cui abbiamo parlato. Sì. Ebbene, può realizzarla, sì. Anzi, se vuole andare subito in biblioteca a scrivere quello che ha da scrivere, faccia pure. Allora, va bene, vediamo, signora. Più tardi. A più tardi, permesso. Ah, e adesso noi ce ne andiamo così tranquillamente a piccoli passi in questa nostra bella giornata. Buongiorno nonna, buongiorno mamma, buongiorno sorella. Ah, buongiorno, benvenuta, zia Marco. Ritardatario. Ah, pazienza nonna, il lago era più bello che mai oggi. E io non ho potuto fare a meno di regalargli un po' del mio tempo. Era una delizia, vi dico. Una delizia che voi non avete neppure intravista. Prego, scusi. Oh, Carlo, come va? Ottimamente, signora. Che delizia vedere tutto, approfondire tutto. Ora sto meglio. C'era un gioco di nuvole che si specchiava nel lago. Uno splendore. Oh, nonna, scusa, gli auguri. Ma ho fatto ancora gli auguri. Non importa, perché il più bello augurio me l'hai fatto venendo qua. Non avevo dei fiori per noi. Li avrei dimenticati. Mi spiace, chissà dove li ho perduti. Ma no, li ho perduti. Te ne porterò l'anno 21 anche per quest'anno, L'anno 21. E il mio cognato dov'è? Ah, già, non ha potuto venire, gli affari.
Ma come mai non ha potuto rubare neppure un giornale? Marco, vai che... nella tua camera, sei tutto impolverato. Ah, sì, sì, impolverato e accaldato, ma era così bello. Era. Sai, ti ho fatto preparare la solita camera, quella che tu ami, col grande panorama, eh. Ah, che cara nonna. Vado e torno, è un minutino. Sempre lo stesso. Perché dovrebbe cambiare? Del resto anche suo nonno era così, oh. Amava tanto il lago, oh. Ci si fermava per delle ore a guardare poi le nuvole. Mi piacevano tanto. No. Allora, cosa si deve fare adesso? Adesso sai cosa si deve fare? Si deve andare a piccoli passi nella nostra bella giornata. Perfettamente. Eh? E poi cosa dobbiamo fare? Tu ci accompagni nelle nostre camere. Sì. E poi riposi un poco nella tua. Sì. E poi allora di colazione ci ritroviamo tutte qui, eh? Eh già, come sempre, E niente, cosa deve fare? Io devo... fare con Carlo. Ah sì, insieme con Carlo io devo... Devi Rina deve provvedere con il mio aiuto ad apparecchiare la tavola con... E con la poltrona per la nonna da un lato e dall'altro lato le sedie per tutti noi. E una ghirlanda di fiori che va dal suo piatto ai nostri. Ma quali fiori? Quali? Ciclamini! Mi sei ricordata all'ultimo momento, brava! E poi dicono che la memoria è dei giovani, ma non è vero, perché io mi ricordo di tutto. Signorina. Oh, sì, andiamo. No, le volevo dire che se avesse piacere di fare una passeggiatina in giardino, io potrei incominciare da sola ad apparecchiare. Perché dovrei fare una passeggiata in giardino? Non ne ho proprio voglia. No, proprio nessuna voglia. devo proprio incominciare da sola ad apparecchiare, vero? La partita è andata benissimo. Quale partita? Quella che ho giocato per conto mio, contro me stesso, dal momento che lei non si è degnata di venire. Ma ieri l'ho avvisata che arrivavano la mamma e la nonna. Sì, ma mi ha anche promesso che forse una scappatina l'avrebbe tentata. E invece non l'ho tentata. Ho voluto che giocassi da solo, per farla vincere almeno una volta. Grazie. E anche per lasciarla un po' meditare sulla malinconia di cui mi parlate i primi giorni. Quella che l'ha fatta venire in questo romitaggio a dimenticare. Questo argomento non sono permessi gli scherzi. Evidentemente la malinconia non è ancora passata. È tenace, poveretto. Ebbene? C'è qualcosa di nuovo? Certo, sono arrivate la mamma, la nonna e anche lo zio. E poi? Poi domani ripartiranno con me. Già. Me ne andrò via. Io piangerò. Oh, io invece riderò. Riderò molto. Sarò perfettamente felice. Penserò che non dovrò più sopportare tutte le mattine quelle noiose partite a tennis con lei che gioca così male. E non più al pomeriggio, quelle passeggiate sempre uguali. E alla sera, finalmente, non più quel seccatore che veniva fino al cancello, vicino al vecchio cipresso. E io non sapevo più che pretesti trovare con la nonna per correre a salutarlo. Perché voleva che corresse a salutarlo quel seccatore tutte le sere. Sarò proprio felice. Riderò che mi sentiranno fin dal paese. Riderà come ora? Ora? No, cosa credi? Ora mi è venuto in mente che partendo dovrò lasciare la nonna e... Certo, le sere erano molto belle qui. In quel cespuglio di lauro vicino al cancello. Sempre tante lucciole. E il vecchio cipresso si dormiva. E la signorina di Villa Smeraldo con quel suo pianoforte. In notturne mi bemolle minore. Sempre qui. E sbagliava sempre lo stesso punto. Dio, bisogna che vada a guardare Carlo. Le poltrone, i ciclamini. Signorina Lietta. Quando la chiamo signorina mi viene da ridere. Scusi, ma è più forte di me. È una bambina, lei. Una bambina che ha finito il collegio, se non le spiace. Sì, lo so, ha finito il collegio, ma io non capisco che cosa abbia imparato in collegio. Infatti non ha mai avuto il coraggio di oltrepassare quel cancello o di farlo oltrepassare a me, malgrado ci fossero quelle lucciole, quel pianoforte e quel notturno. Mi ha mai richiamata per dirmi queste cose? No, queste cose non sono state che una divagazione, così.
signorina Lieta, ecco, senza ridere, vede, potrei avere l'onore di conoscere, la sua mamma e la sua nonna? Com'è mondano? Potrei chiedere alla sua mamma di permettermi, quando sarò in città anch'io, fra pochissimi giorni, di permettermi, insomma, avrei piacere di venirla a trovare qualche volta, ecco, di venire a trovare lei, naturalmente. Sa, quando si è seccatori di natura come me, non ci si decide a smetterla, e allora le povere vittime devono rassegnarsi. No, Tina, aspetterò, piuttosto fa lo stesso se cominciamo con la nonna. Cominciamo pure con la nonna. La signora Palmira, Tina, prega la signora Palmira di scendere appena può, più presto che può. Signorina. Ecco, così lei avrà l'onore di conoscerla. Ma forse ho fatto male. E perché? Non so perché, ma forse era meglio che... Che cosa? Niente, sciocchezze. Ma tutto un tratto mi è parso di non capire più niente. Tutta la mattina che non capisco niente. Che c'è, Lieta? Oh, nonna, grazie di essere venuta. Avevo piacere di farti conoscere l'ingegnere Vito Pandini. Piacere. Che in questi giorni sapessi, nonna, quante partite a tennis io e lui. E lui perdeva sempre. Un eccesso di gentilezza, ingegnere. Gentilezza senza merito, semmai non so giocare affatto. Ora lo confessa. Si annoia molto in questa villeggiatura, se ha potuto, senza saper giocare. Infatti mi annoio moltissimo. No, non è esatto. Mi annoiavo moltissimo, ma poi... Che c'è, mamma? Papà, aspetta! Mamma! Ti sei spaventata? Che bambina, ma la colpa è mia. Non ti avevo avvertita. Vogliamo fare una sorpresa alla nonna. Sì? Sì, cara, e ora non posso spiegarti. Ma questa è la giornata delle sorprese. E non dovrei dire d'aver veduto il papà, né alla mamma né alla nonna. Non dovrò dirlo. Se vogliamo preparare la sorpresa, anzi, va di là prima che ti veda. Addirittura. È meglio, credi. E poi devi preparare la tavola. L'accompagni lei, ingegnere, certo. Così anche lei imparerà a conoscere uno dei riti della tradizione. Andate, ma andate. Non potrei aspettare un momento, sta per arrivare. Gli darò un bacio poi. Più tardi. E allora, bacialo tu per me. E digli che sono tanto contenta di vederla. Sì, cara. Andiamo. Quel tesoro di nonna vuole i ciclamini, lei, tra il suo piatto e i nostri. È veramente un tesoro. Io non vi ho avvertite, lo so, ma non ho avuto il tempo. Sono rientrato solo questa mattina. Dalla stazione ho telefonato a Delia e nessuno mi ha risposto. Allora ho telefonato a casa sua. La cameriera mi ha detto che eravate partiti in macchina... E ho preso il primo treno. E come sta la nonna? Che piacere di rivederla. Una volta ridevo delle tradizioni della nonna, ma ora si vede che sto invecchiando. Dove sono? Di sopra? Guido! Che c'è, mamma? Le tradizioni della nonna tu le hai dimenticate. Non capisco. In questa casa oggi bisogna essere contenti, allegri. E appunto per questo... E tu credi che Delia, rivedendoti così all'improvviso, dopo quello che... Che cosa? Mi sono allontanato per il lavoro, Delia lo sa. Ho passato 3 mesi di preoccupazioni e di noie. Avrei voluto che lei mi raggiungesse con Lieta, ma cambiavo sede continuamente. E poi, anche se fossero venute, lavoravo giorno e notte. Una vita orribile, mamma. Mi sembra di essere stato malato. E ora che sono tornato, io speravo di vedervi contente, mi illudevo che... Guido! Ma cosa c'è? Piano! Si può sapere che cosa pensi? Piano! Ma insomma, cosa sono ma questi misteri? Ma ti prego, non mentire più. Ma io non ho mentito. Che pena di te. Pena di me? Non hai ancora capito che io so tutto. Tutto? Tutto che cosa? Mi spiace parlare di questo, ma è necessario. Altrimenti tu continui con queste tue sciocchezze. Il lavoro, i viaggi e non potremo mai capirci. Quella signora che già un anno fa con te... Ho saputo tutto, fin dai primi giorni. Come da chi non ha importanza. Ed è stato un grande dolore e anche una grande paura. Come se dovesse ripetersi per mia figlia tutto quello che io ho patito. Lo sai anche tu. 10 anni di matrimonio e di esperienze amare. 30 anni di vedovanza e di ricordi ancora più amari. La mia vita. Avrei voluto scriverti, ma sarebbe stato inutile. Ho aspettato. E forse ho fatto bene.
Qualcosa deve essere cambiata. Sbaglio. Guido, ti ho domandato se... No, scusi. Scusi, pensavo a Delia. Pensavo che anche lei, naturalmente, sa tutto. A Delia? Io non ho detto nulla. Io credevo in quel tuo lavoro. E Delia? Anche lei. Qualche volta diceva lieta, bisognerà che il babbo cambi il mestiere, altrimenti finiremo per non vederlo più. Ma allora? Allora. Allora Delia potrebbe aver finto con Lietta e con me come io fingevo con lei e come ho finto oggi con la nonna. Lei ha qualche ragione per sospettare questo. Non saprei dirti. Delia non ha mai avuto confidenti in nessuno, neppure in me. Io non ho mai potuto immaginare quello che pensa. Certo, non la conosco. So soltanto che non mi somiglia, come io del resto non somiglio alla nonna e come Lietta non somiglia a nessuno di noi. Parlo di quello che portiamo dentro, naturalmente. Ora io non posso immaginare quello che farebbe Delia quando ti rivedesse. E non vorrei che proprio qui e proprio oggi... Non pensare che stanotte in treno non potevo dormire. Per la tenerezza che provavo pensando che sarei stato qui con Delia, con Lietta. Credevi che nessuno sapesse? Speravo. Sei ancora molto giovane, Guido. Ah, ecco la nostra mammina. Oh, ci sei anche tu, cognato. Sei arrivato più in ritardo di me, eh? Già. Ma tu non potevi venire, gli affari, eh? Sì, invece... Benissimo, benissimo. Beh, io vado in biblioteca, eh? Scopro sempre qualcosa che mi piace in questa biblioteca. Era un gran bibliofilo il nonno. Marco! Che? Forse Guido non potrà restare con noi. Ah no? Oh, peccato. Sarebbe bene non dire neppure che è venuto. Ah sì, sì, come volete voi. Arrivederci. Forse Delia non sa veramente nulla. O forse sospetta soltanto. E lei potrebbe parlarle, dovrebbe dirle... Tante cose, mamma. No, troppe cose dovrebbe dirle. E lei stessa non le sa. O troppe cose o una sola. Come? Troppe se anche lei sa... E se invece non sa, una sola. Guido è tornato dal suo lavoro. E lei le direbbe veramente questo? Certo. Si alleerebbe così con me? Allearmi, via, non è esatto. Eppure non ne sarei indegno, mamma. Se non altro per questa pena che è sincera. E poi è stata una disgrazia, è stata... È stata una cosa di cui non voglio più sentir parlare. Ma giusto. Mi scusi. Credevo d'essere già arrivato al fondo del pentimento. E invece è appena cominciato. Sì. Qualunque cosa accada fra te e lei, è appena cominciato. E allora? Aveva ragione. Oggi qui non è possibile incontrarci. Me ne riparto. Dove conti di andare? Non lo so. Ma forse... Comunque non ripartirò col cuore che avevo quando sono venuto. Non mi lasci ripartire, mamma. Trovi il modo di parlare con Delia, di sapere se posso rivederla. E se proprio non potessi, allora si vedrà, si penserà. Ma finché c'è questa speranza, io ho paura di ritrovarmi solo. Dopo tutti i sogni di stanotte, tutti i pensieri che mi hanno accompagnato fin qui, io ho paura di non potermi sentire così solo. Zitto, non dire più niente. Io so quello che faremo. Che cosa? Rimarrai qui vicino e io parlerò a Delia appena mi sarà possibile, certo prima di stasera. Ma come le parlerà? Le dirò, se Guido fosse arrivato, e guarderò il suo viso, i suoi occhi. Se capirò che puoi venire, le dirò che sei tornato veramente e che in pochi minuti potrai essere qui. E se invece... No, non pensiamo a questo. Speriamo di non dover mai pensare a questo. Signor Vanti. Ancora lavoro? No, ho terminato. Ora chiacchieravo un po' col suo figlio. Siamo tutte e due innamorati dei libri della signora Clotilde. Ma se ne occorresse qualche cosa? Un favore, prego. E non ha che da chiedermelo. Oh, come va? Buongiorno, signor Banti. Piano, prego. Signor Banti, sì? Se io dovessi confidarle una cosa che non posso spiegarle se non in parte, non è una cosa grave. Si tratta... Ecco, vorrei evitare alla mamma una preoccupazione... Forse un dolore.
Bisogna che sia contenta lei, che ci creda contenta e conservi la sua bella felicità oggi. Perché sorride? No, niente, niente, pensieri miei, scusi. Diceva che voleva evitare un dolore alla signora Clotilde. Sì. Bene, bene, mi dica, l'aiuterò molto volentieri. Senza chiedermi nulla di più di quanto le dirò. Ma naturalmente. E allora, conduca a casa sua questo signore. Non dica a nessuno d'averlo visto, faccia che nessuno lo veda e lo tenga con sé, come un prigioniero. Capito? Va bene, signora, va bene. Grazie, signor Vanti. E non si stupisce nemmeno un po'. No, e perché? Passate per la viottola che non vi vedano. Andate, andate. Arrivederci. Arrivederci. Dunque, caro ingegnere. Mira, io t'ho chiamata, ho bussato anche alla tua porta, ma tu non c'eri. Ero andata in giardino, nonna, c'è un sole così bello. Sì, è vero, è una giornata proprio. Ah, ingegnere. Buongiorno, signora. Aspetta. Signorina Lita, sarebbe meglio che io me ne andassi. Perché? Beh, qui sono di troppo ora, non... Ma non voleva conoscere anche la mia mamma? La guardi, la mia mammina. Com'è bella e com'è giovane. Sembra mia sorella. Ma cosa dici, Lieta? Lei è venuto qui forse per farmi gli auguri, eh? Sì, signora, è di tutto cuore. Grazie, grazie, lo credo. Sa che quando lei sorride assomiglia tanto a suo padre, tanto... L'ingegnere Panini... Molto lieta. Signora... Finalmente lo abbiamo qui per 15 giorni, eh? Eh sì, perché finalmente è venuto nella villa di suo padre. Era tempo, veramente. Sai, suo padre e il nonno erano amici intimi ed erano grandi cacciatori, eh? Però molte volte si dimenticavano di sparare agli uccelli per udirli cantare. Proprio cacciatori come piacciono a me. Però lei non credo che sarebbe così, eh? No. A meno che io li vedevo la mattina, sai, lui, l'ingegnere e Lieta, che giocavano a tennis e l'ingegnere perdeva sempre. Proprio così. E io davo il premio a Lieta tutte le volte, tutti i giorni. Lui perdeva e io davo il premio. Eri più contenta tu di darlo che Lieta di riceverlo. Quando sono regali che fa piacere di dare. Cos'è, Carlo? No, volevo dire, signora, che è tutto pronto. Ah, sì, allora scusi, sai, ingegnere, ma noi la vediamo questa sera a pranzo, perché di mattina, sai, la consuetudine di essere fra intimi, e così a questa sera, grazie, a questa sera a pranzo. Allora andiamo. Sì, nonna, un momento, scusa, ho dimenticato la mia trusta in camera. Vieni tu, prendi il posto della mamma, via. No. Vieni, ma cosa fai? Andiamo. E dimmi un po', la tavola è pronta? È pronta? La tavola? Sì, è pronta. I fiori? Sì, nonna. Quali? I ciclamini? Sì, I ciclamini. Meno male. E Marco dov'è? Dov'è Marco? Sarà in biblioteca. Chiamalo. Sì. Chiamalo. Zio Marco! Che c'è, Lieta? Cosa c'è? Vuoi venire con me? Ce ne andiamo in giardino a leggere, eh? In giardino? Ma è ora di colazione! Ma come colazione? Tanto meglio, andiamo a colazione. Vorrà fare qualche sciocchezza, spero. Mi stupisco di non averne già fatta una quando l'ho veduta apparire. Ma perché? Rivederla qui, in questo modo, quando già credevo d'averla perduta. No, ma cosa dice? Cosa pensa? Non ha capito che si tratta solo di una somiglianza. Ma vuole scherzare? Sì, ma scherzare molto sul serio. D'altronde io sono la signora Delia Rivani. Ha mai conosciuto lei la signora Delia Rivani? Io ho conosciuto una piccola signora bionda che ho chiamato con tanti nomi innamorati per 2 giorni. Una piccola signora che da allora mi è sfuggita, ha fatto di tutto per non essere ritrovata. E ora? E ora le fa incontrare un'altra signora che le assomiglia. Ecco. Benissimo. Mi fa incontrare un'altra signora che le assomiglia. Lo scherzo è molto difficile per me. E per me no, forse? Per lei? Ho detto forse. Ma ora io non sono in gioco. È in gioco lei.
E se lei vuol poter ritrovare quell'altra signora, deve convincersi che io sono soltanto una che le assomiglia. Troppo. Terribilmente. Deliziosamente. Scusi, ma la signora la prega... Sì, certo, Carlo, vengo subito. Arrivederla in bellezza. La mia trousse, la dimenticavo un'altra volta. Sono veramente tanto distratta. Oggi poi... Ma... Cosa ha detto poco fa? Ha parlato di Lietta e di lei, di mia figlia e di me. Sì, è vero. Lietta, sua figlia. La signora Clotilde, sì. La prega di... Sì, Carlo, sì. Sempre, sempre distratta, sempre troppo distratta.